Allora, darei la parola a Matteo Inzaghi, che deve deve scappare, anche lui nel direttivo, e sempre nella sezione un po' cinema, ma anche nella sezione industria. Sì, grazie, sarò telegrafico. Anche per condividere lo spazio con Elisa di Open Job Metis, che è qua presente, se volesse poi dire due cose anche lei in qualità di coprotagonista, farebbe piacere. Riprende slancio questa iniziativa che avevamo lanciato qualche anno fa. Non mi dilungo nelle solite spiegazioni sul perché, ormai lo avete capito il perché abbiamo pensato di dedicare una serata alla celebrazione della vocazione imprenditoriale del nostro territorio, con un po' la cifra del Varesotto. Riprende slancio alla grande perché non poteva che esserci uno spazio dedicato a Open Job Metis, questo colosso molto significativo in un momento come questo. Tanto per incominciare, è una delle aziende più importanti al mondo che si occupa di lavoro, e insomma c'è un gran bisogno di soggetti di questo tipo, anche per il valore positivo del messaggio che possono raccontare. Il protagonista della serata, che verrà intervistato da me, è l'amministratore delegato Rosario Rosizza, che è anche un personaggio molto, molto simpatico, molto comunicativo. E tra l'altro mi fa piacere che arrivi questa serata adesso, in autunno, il 19 ottobre, perché più o meno in contemporanea, a parte la nuova stagione teatrale, che Open Job Metis adesso ha fortemente patrocinato, tanto che il Teatro Apollonio, insomma il Teatro di Piazza Repubblica, adesso si chiama Teatro Open Job Metis. Da un lato quindi la vocazione sportiva, Pallacanestro Varese, che ha ancora Open Job come principale main sponsor. Dall'altro l'arte teatrale riavviata grazie a Open Job Metis, la ciliegina è proprio raccontare il percorso di questo colosso formato, come sapete, da due aziende, no? Open Job e Metis, che si sono fuse, sono diventate straordinariamente importanti, recentissima la quotazione in borsa, quindi avremo anche modo di capire un po' come funzionano questi meccanismi che comuni mortali appaiono piuttosto misteriosi, e fa un gran piacere parlare di imprese di successo e di lavoro in un territorio che purtroppo giorno dopo giorno sta perdendo parecchi pezzi anche importanti. Elisa? Grazie Matteo per aver ripercorso tutti i nostri ultimi passi in fatto di sponsorizzazione. Come sapete, Open Job Metis è per il secondo anno consecutivo sponsor del premio Chiara, e sarà proprio l'amministratore delegato, il Cavalier Rasizza, a dare il premio personalmente quest'anno a Roberto Vecchioni. L'anno scorso era stato De Gregori. Siamo contentissimi di questa scelta, vi facciamo davvero i complimenti per aver scelto questo personaggio, e devo dirvi che quando nell'ufficio comunicazione abbiamo saputo che era Roberto Vecchioni siamo state contentissime, perché noi siamo sempre alla ricerca di personaggi versatili, perché tutti lo conosciamo come cantautore, però lui è stato insegnante, è stato scrittore, quindi veramente se potevamo trovare un esempio per raccontare ai giovani, siccome noi diciamo sempre a loro che devono essere versatili, che devono essere disposti a fare più esperienze nel mondo del lavoro, perché questo è veramente il modo per giocarsi la carta di un'agenzia per il lavoro. Ecco, se potevamo affiancare la figura di un amministratore delegato, di un'agenzia per il lavoro, di questo livello, a un personaggio eclettico come questo, non avremmo potuto fare scelta migliore, quindi siamo davvero contenti e vi ringraziamo per questa opportunità. Grazie a voi, grazie anche quest'anno al Cavalier Rasizza, che già dall'anno scorso si è sentito proprio coinvolto in questa nel premio, ecco, per cui è bello avere questi amici anche romani. Speriamo di durare lì. Ma sì, dobbiamo essere positivi. E lui premierà anche i giovani, perché ci tiene molto. Infatti questo, adesso qualcuno di voi forse non l'aveva avuto, il libretto scuro della paura, ecco. E l'altro giorno ho avuto una visita dell'entrata delle finanze, no? E allora ho detto che nessuno ha chiesto paura. A me è venuto in mente i film, sai, che buttano le cose dai tutti i malloppi dalle finestre. Invece non è tutto tranquillo, abbiamo dato tutto e siamo a posto. Però ho detto la paura poteva essere anche questo. Ma se arrestavano tutto, invece non c'era niente. No, dicevo, fate votare la giuria, anche voi siete tanti giurati, mi raccomando. Andiamolo al notaio Bellorini.